Allora, buongiorno a tutti e benvenuti in questa seconda lezione di chimica. Vediamo la struttura atomica dell'atomo, quindi le particelle subatomiche e i primi modelli atomici. Ok? Allora, la struttura dell'atomo, vari esperimenti condotti fra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 dimostrarono che gli atomi non sono indivisibili, ma costituiti da particelle ovviamente più piccole e elementari. Le particelle subatomiche fondamentali sono elettroni, protoni e neutroni. Ok? Quindi la descrizione moderna dell'atomo e quindi di tutta la materia si basa su tre particelle fondamentali, appunto, elettroni, protoni e neutroni. Vedete un breve riassunto in cui vedete il nome della particella, elettrone carica negativa, protone carica positiva, neutrone non ha carico, ovviamente. Qua la seconda, quindi la prima è la massa in unità di massa atomica, che è un'unità di riferimento, poi la vediamo. Vedete che l'elettrone ha massa infinitesima rispetto al protone e al neutrone che hanno massa 1 praticamente. Vedete, l'elettrone ha massa veramente molto 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 bassa. Quindi l'atomo, diciamo, il nucleo dell'atomo è costituito da protoni e neutroni, quindi è la massa dell'atomo concentrata, diciamo, nel suo nucleo. Niente, comunque, queste sono unità fondamentali. Allora, passiamo allora, ecco, la scoperta degli elettroni. Allora, come sono stati scoperti? Allora, tramite il passaggio di corrente attraverso alcune sostanze, la decomposizione, gli elementi di un composto sono tenuti insieme quindi da delle forze elettriche. Okay. Tramite elettrolisi, relazione tra la quantità di energia elettrica e la quantità di materia prodotta dalla reazione chimica. Ok. Esaminando gli esperimenti di Faraday, ipotizzò che un'unità di carica elettrica fosse associata agli atomi, che nel 1891 suggerì per queste il nome di elettroni. Okay. La più convincente però dimostrazione dell'esistenza degli elettroni fu fornita da esperimenti che utilizzavano tubi a raggi catodici. Okay. Nella fattispecie, se a due elettrodi posti all'estremità di un tubo contenente un gas a pressione ridotta viene applicato un elevato voltaggio, dall'elettrodo negativo, qui che si chiama catodo, si dipartono dei raggi detti raggi catodici. Ok? Thomson dimostrò che tali raggi sono costituiti da un flusso di particelle cariche negativamente che chiamò elettroni. Ok? Quindi il tubo a raggi catodici fu quello che più evidenziò, diciamo così, la presenza di elettroni fondamentalmente, carichi, che hanno una carica. Tubo a raggi catodici, come vedete in figura più o meno lo schema è questo, il tubo a raggi catodici. Ok? Vedete, avete un catodo, un anodo, okay? Gli elettroni vanno da una parte all'altra e possono essere deviati, poi lo vediamo meglio, da un campo elettrico a un campo magnetico. Okay? La deviazione di un raggio catodico da parte di un campo elettrico e di un campo magnetico. Vedete, il campo magnetico è quello generato da questo grosso magnete in cui vedete i poli sud-nord. Ok? E il campo elettrico è quello generato fra la, vedete, fra il catodo l'anodo e poi vedete che c'è un altro catodo qua sotto, vedete, una parte bassa. I raggi catodici hanno massa come dimostrato la capacità di mettere in rotazione una piccola ruota. Sì, esistono anche dei tubi raggi catodici, adesso qua non ho una foto in cui c'è una piccola in cui gli elettroni nel passare, diciamo, i raggi nel passare genera la rotazione di una piccola rotellina che ha delle palettine di tipo di alluminio, una cosa del genere, all'interno di un tubo sottovuoto, un tubo a raggi catodici. Okay? Ecco, questo qua fu l'esperimento di Thomson. Vedete che cosa ha fatto? Lui a misura del rapporto carica-massa dell'elettrone, un fascio di raggi catodici attraverso un campo elettrico, un campo magnetico. L'esperimento è predisposto in modo che il campo elettrico e quello magnetico devino il fascio in direzioni opposte, bilanciando gli effetti possibili. Allora, cosa ha fatto lui? Praticamente ha un tubo a raggi catodici, quindi diciamo un fascio di elettroni, ha cercato di tenerli, di fare in modo che, siccome che, poiché il magnete genera un campo magnetico, okay, e le piastre, vedete, cariche, generano un campo elettrico, campo magnetico e campo elettrico deviavano in posizioni completamente in direzioni opposte gli elettroni che passavano. Okay? Quindi lui per bilanciare questo riuscì a calcolare, cioè in funzione del campo magnetico e campo elettrico necessario per fare in modo di tenere il fascio di elettroni dritto, non deviato,
è riuscito a calcolare il rapporto, ok, fra la carica e la massa. Vedete? È riuscito a calcolare questo rapporto E fratto M, che è 1,7588 10 coulomb al grammo, ok? Il valore è indipendentemente, quindi il tubo a raggi cattodici all'interno del gas, ok? Il valore è indipendente dal tipo di gas del tubo e dalla composizione degli elettrodi o dalla natura della sorgente di energia utilizzati. Quindi questa qua è una costante, cioè E fratto M, ha visto che era indipendente dal gas, dai catodi, dagli anodi e dal tipo di energia utilizzata, dalla fonte di energia, ok? Poi c'è l'esperimento di Millikan. Lui cosa fece? Allora, gocce d'olio vengono fatte cadere in presenza, aveva costruito questa sorta di tubo, no? In cui avete le goccioline di olio vengono fatte cadere in presenza di un campo elettrico. Gli elettroni provenienti dall'aria ionizzata per effetto dei raggi X si trasferiscono sulle gocce d'olio, aumentando la DDP, intende dire la differenza di potenziale elettrico. La velocità di caduta delle gocce diminuisce ad un determinato valore di campo elettrico, la forza elettrica e la forza di gravità si bilanciano, la goccina si ferma. Vedete? Cioè, quando la goccina si ferma vuol dire che il campo gravitazionale terrestre in quel punto, cioè la forza peso, è uguale alla forza determinata al campo elettrico. Ok? Da questa cosa, quindi, dalla massa volume per densità nota delle goccioline e dal voltaggio applicato, quindi la corrente applicata, cioè la differenza di potenziale applicata. Per mantenere ferme le goccioline cariche fu possibile calcolare la carica presente sulle gocce. È fondamentale questo. Quindi tutto questo sistema per calcolare la carica dell'elettrone. Tutte le cariche misurate da Millikan risultarono essere un multiplo intero dello stesso numero, la carica elementare minima, assunta come carica di un singolo elettrone. L'elettrone ha carica opposta rispetto al protone, che è di 1,6218 per 10 alla meno 19 coulomb. Cioè tutte le cariche presenti in natura sono proporzionali, sono un numero moltiplicato per questa carica. Ok? Quindi questo fu l'esperimento di Thomson per calcolare la carica dell'elettrone, fondamentalmente. Ok? Cioè riuscì a farlo calcolando che differenza di potenziale è necessaria per tenere ferme, quindi non accelerate, delle goccioline di acqua, ok? Di olio, scusatemi. Sono sospesi in aria, quindi soggetta a campo magnetico e campo elettrico e a forza gravitazionale. Okay? Vede l'esperimento di Thomson, seguì anche che in base a questo valore, cioè lui sapeva già l'esperimento fatto precedentemente, sapeva che E fratto M, quello di Millikan, aveva il rapporto fra la carica, la massa dell'elettrone. Lui è riuscito a capire qual era la carica dell'elettrone, in base a questa relazione è riuscito a ricavare. Quindi in seguito alla determinazione di E fu dedotto il valore di M, quindi M, la massa dell'elettrone, ha questo valore, 9,1094 per 10 alla meno 28 grammi. Questo valore è di circa un 1886esimo la massa dell'atomo di idrogeno, il più leggero di tutti gli atomi. L'esperimento di Millikan fu il primo a suggerire che gli atomi contengono un numero intero di elettroni. Ok? Allora, l'atomo, quindi, ha delle regioni cariche positive e delle regioni cariche negative. Come si distribuiscono queste cariche? Il nucleo, okay, dell'atomo contiene sostanzialmente i protoni e i neutroni, quindi il nucleo idrico è carico positivamente, e gli elettroni ci girano attorno e sono carichi negativamente. Okay? Le dimensioni atomiche, si parla di cioè l'atomo fondamentalmente è vuoto, nel senso che gli elettroni ruotano molto lontani dall'atomo. Dal nucleo dell'atomo. Le dimensioni atomiche, cioè di un atomo, sono circa dell'ordine di Armstrong, e anzi un Armstrong è 0,1 nanometri o 10 alla meno 10 metri. Le dimensioni nucleari del nucleo dell'atomo sono circa 10 alla meno 5 Armstrong. Ok? Vedete che c'è una differenza enorme di grandezza, vuol dire che l'atomo, la maggior parte dell'atomo, è fondamentalmente vuoto. Ok? E tra l'altro, poiché la massa dell'elettrone, come abbiamo visto precedentemente, è bassissima, ok, è piccolissima, vuol dire che tutta la massa atomica è concentrata nel nucleo. Perché se vi ricordate all'inizio, andate a vedere la tabella, la slide all'inizio, vedrete che fondamentalmente, magari le slide vedrò se lasciare la possibilità di scaricarle, ma comunque si trovano in internet. E vedrete che la massa è concentrata nel nucleo, perché la massa del protone e del neutrone è relativa a circa 1, è una massa di 1,
mentre invece quella dell'elettrone è molto molto più bassa, ok? Quindi l'atomo fondamentalmente è una scatola vuota. Allora, struttura del nucleo, protoni e neutroni. Allora, un tubo a raggi catodici genera anche flussi di particelle con carica più, che si muovono verso il catodo. Tali raggi furono chiamati raggi anodici o raggi canale perché capaci di passare attraverso dei fori praticati sul catodo. Questi raggi venivano deflessi da campi elettrici e magnetici in direzione opposta ai raggi catodici. Tali raggi sono costituiti da ioni positivi, si generano perché gli atomi di gas all'interno del tubo perdono elettroni. Ok? Quindi, generando l'elettrone, ok, che si muove in direzione, diciamo qui da sinistra verso destra nel disegno, si generano anche dei cationi che si muovono dalla parte opposta. I cationi sono ottenuti perché gli atomi del gas perdono un elettrone. Ogni atomo perde un elettrone che se ne va verso destra e i cationi se ne vanno dalla parte verso sinistra, vengono attirati dalla parte opposta, no? Cationi sono gli atomi di gas che hanno perso l'elettrone, quindi acquisiscono carica positiva perché perdono una carica negativa. Questo è il concetto. Quindi elementi diversi producono ioni positivi con differenti rapporti di massa E fratto m. La regolarità del valore E fratto m per diversi ioni portò a concepire l'esistenza di un'unità di massa positiva che risiede in una particella detta protone. Quindi il nucleo è fatto da protoni e neutroni, carica neutra, quindi non hanno carica, e tutta la carica positiva nel protone. La carica del protone è uguale e contraria a quella dell'elettrone, l'abbiamo già detto, la sua massa è però circa 1836 volte più grande. Scusate, più grande di quella dell'elettrone, che okay, non riuscivo a leggere. Allora, i neutroni. Allora, esperimento che venne fatto. Allora, bombardamento, quindi James Cadwich nel 1932 ha fatto un esperimento di bombardamento dei campioni di berillio o altri elementi con particelle alfa di elevata energia. I neutroni furono identificati come particelle costituenti la radiazione ad elevato potere penetrante che si libera quando elementi di berillio metallico vengono bombardati da un fascio di particelle alfa. Il neutrone è una particella neutra, okay, con massa poco più grande del protone, quindi neutra, non ha segno, okay, però ha la massa, leggermente più grande di quella del protone, comunque sono lì. Gli atomi quindi sono formati da piccolissimi nuclei molto densi con carica positiva perché c'hanno i protoni che danno la carica, circondati da nuvole di elettroni poste a distanze relativamente grandi dai nuclei, quindi gli elettroni e tutta la carica negativa è sull'esterno dell'atomo ed è data dagli elettroni, ok? Tutti i nuclei contengono protoni, quello è sicuro, tutti i nuclei, ad eccezione di quello della forma più comune dell'idrogeno, contengono anche neutroni, ok? Quindi protoni e neutroni convivono nell'atomo, nel nucleo, scusate. Beh, qua ancora le dimensioni atomiche, approssimativamente 10 alla meno 10 e 10 alla meno 15 è la dimensione del nucleo, ok? Quindi vedete che c'è una grande differenza, c'è una differenza di un ordine di 10 alla meno 5 fra nucleo e dimensione dell'atomo, vedete? Fondamentalmente è vuoto l'atomo, che è una scatola vuota. Riprendiamo un attimo la tabella, quindi massa, vedete le masse, ok? I chilogrammi. Vedete che la massa dell'elettrone è bassissima rispetto al protone e neutrone. E qua è l'UMA, cioè la massa relativa, la massa in unità di massa atomica, la carica relativa, vedete che le cariche sono opposte fra protone e elettrone e il neutrone è carica zero, quindi assolutamente è neutro. Struttura nucleare, attenzione, questa è molto importante anche negli esercizi. Ogni elemento è caratterizzato da una carica nucleare tipica che è multipla della carica dell'elettronica E. Questo multiplo viene indicato con la lettera Z e, attenzione, importantissimo, il numero atomico Z definisce pienamente l'identità di quell'elemento. Ad ogni Z corrisponde un atomo, quindi l'atomo di idrogeno ha Z uguale a 1, un numero atomico uguale a 1, Z uguale a 2, un numero atomico uguale a 2. Okay? Nell'atomo neutro, attorno a tale nucleo, si muovono Z elettroni. Okay. Ogni elemento differisce dall'elemento che lo precede per una carica positiva in più e meno nel nucleo. Okay. Quindi il nucleo, ricordatevi che è costituito da due particelle, i protoni e i neutroni. Okay. Quindi vedete che come sono caratterizzati gli elementi anche nella tabella. Allora, attenzione, è importantissimo. Un nucleo è caratterizzato da due numeri, il numero atomico Z, che è il numero di protoni, ok? È un numero di massa A che è uguale al numero di protoni più il numero di neutroni. Ok?
È fondamentale questo. Un nucleo particolare caratterizzato da Z ed A è anche chiamato nuclide e rappresentato con la seguente notazione. Attenzione, sono rappresentati così gli elementi. Allora, Na, sodio, ok? 23 numero di massa, cioè protoni più neutroni, e il numero atomico del sodio, cioè il numero di protoni, è 11. Quindi i neutroni saranno 23 meno 11. Ok? È molto molto importante perché anche negli esercizi questo è fondamentale. È fondamentale. Numero di massa e isotopi. Atomi i cui nuclei hanno lo stesso numero di protoni ma diverso di neutroni, quindi hanno diverso numero A e stesso Z, ok? Guardate. Hanno il numero di massa, quindi il numero di atomico Z uguale, ok? Ma il numero di massa diverso, quindi stesso numero di protoni, ok? Quindi diverso numero di neutroni, si dicono isotopi. Un esempio classico è l'idrogeno. L'idrogeno 1,1, 2,1 e 3,1, che si chiamano idrogeno, deuterio e trizio, ok? Attenzione, in natura ogni elemento è costituito di solito da un mix di isotopi, Non è costituito da un solo elemento, cioè da un solo atomo che ha un determinato numero atomico, un determinato numero di massa. Quindi vedete, lo scrive qua, tutta la materia è composta da atomi indivisibili. Un atomo è una particella. Allora, un elemento, il tipo di materia composto, un solo tipo di atomo, tutti gli atomi dello stesso elemento, la stessa natura, la stessa proprietà. Vedete che adesso qua forse non è indicato abbondanza relativa, beh, comunque poi lo vediamo meglio. Comunque sappiate che diciamo, in natura l'idrogeno non è presente come H1O, ma è presente come una miscela di questi tre tipi di idrogeno. Di isotopi fondamentalmente, che hanno un'abbondanza relativa, cioè hanno presente con una certa percentuale, magari non so, è presente il 90% l'idrogeno, al 5% il deuterio e il 5% il trizio, per esempio, no? Allora, il postulato di Dalton rimane valido se si fa riferimento a una massa media, infatti la composizione isotopica rimane costante, vedete? Qua è un esempio, abbondanza di alcuni isotopi naturali, il boro è formato, vedete? Formato per il 19,91% da boro 10 e l'80,09% da boro 11, vedete? L'ossigeno da 16, 17, 18, vedete? Questa è l'abbondanza relativa, cioè c'è la percentuale anche, ok? E quindi è ovvio che la massa atomica sarà, come la massa atomica è una media di queste, vedete? È una media di queste masse ponderate sulla percentuale. Non sia chiaro, ma è abbastanza importante, insomma. Cioè, voi troverete che, quindi, che il boro 10, ok, avrete la massa che sarà più vicina a quella del boro 11 rispetto al boro 10, perché è presente per l'80% il boro 11. Sia chiaro, comunque, la massa è una media ponderata, ok, delle varie masse degli isotopi che avete, ok. Vabbè, questo mi. Vedete, qua fa vedere il cloro, il piombo, il magnesio, fa vedere il peso, contando il fatto che vedete che ci sono dentro gli isotopi che sono colorati, no? Vedete che sono blu, gialli, cioè. E quindi fa vedere che la massa media qual è, no? Vedete che lo fa vedere in grammi. Sì, qua sarà sicuramente la mole di cloro, la mole di piombo, la mole di magnesio. Vabbè, quali tra i seguenti atomi sono isotopi dello stesso elemento? Beh, direi la LC, siete d'accordo? Perché hanno lo stesso numero atomico, hanno diversi neutroni, vedete, uno ne ha 90, la A e il C 88. Sicuramente siete d'accordo. Allora, massa atomica e scala della massa atomica. Allora, l'UMA, unità di massa atomica che avete visto precedentemente, è esattamente un dodicesimo della massa dell'isotopo 12 del carbonio, ok? È approssimativamente la massa di un atomo di idrogeno più leggero. La mole, invece, una mola di atomi, ok? Che rappresenta
che contiene sempre, ricordatevi, una mole di atomi, un numero di Avogadro di atomi, che è 6,022 per 10 alla 23, okay, di atomi di quell'elemento, e la mole è praticamente il peso atomico di quell'elemento, di quella molecola, espresso in grammi. Ricordatevi questa cosa qua, cioè calcolate il peso atomico di quella molecola in grammi alla mole, e ricordatevi che la mole contiene sempre 6,022 per 10 alla 23 atomi di quell'elemento, ok? La massa atomica di un elemento Ma, la massa in grammi di una mola di atomi dell'elemento. Esempio, massa di un atomo, carbonio C12, 12 UMA. Massa di una mole di carbonio è 12 grammi. Vedete? Qua c'è un esempio, ma adesso ve lo lascio guardare a voi. Passiamo come ultimo argomento, poi chiuderemo, la tavola periodica. Allora, la tavola periodica. Mendeleev nel 1869 la classificazione degli elementi noti sulla base delle proprietà chimiche, e Mayer nel 1869 la classificazione degli elementi noti sulla base delle loro proprietà fisiche. Quindi sostanzialmente si è fatta una tavola che dipendeva dalle proprietà chimiche e dalle proprietà fisiche degli elementi. Ok? Quindi attenzione, nella tavola periodica c'è una regolare ripetizione periodica di alcune proprietà all'aumentare del peso atomico, c'è cioè una certa periodicità, okay, che è molto importante, vengono classificati secondo il peso atomico. Okay? La disposizione degli elementi in ordine di peso atomico crescente in sequenze successive, tale che gli elementi con proprietà chimiche simili venissero a collocarsi nella stessa colonna. Okay? Questa è una delle cose fondamentali della tavola periodica. Ok, quindi c'è una disposizione degli elementi in ordine di peso atomico, okay, crescente in sequenze successive, tali che gli elementi con proprietà chimiche simili venissero a collocarsi nella stessa colonna. Quindi hanno costruito la tavola periodica in modo estremamente sensato, estremamente logico. Quindi osservazione e correlazione di proprietà chimiche nella tavola periodica, reattività, colore, solubilità, eccetera. E poi fa esempio, litio, sodio, potassio, rubidio, magnesio, calcio, stronzio, bario. Allora, e poi c'è un ordinamento secondo il peso atomico, non numero atomico, ok? Non si conosceva ancora la struttura elettronica della materia, peso atomico. E facendo questo tipo di disposizione si è avuta anche una previsione dell'esistenza di nuovi elementi in base ai buchi nella classificazione, cioè se nella classificazione mancava un elemento si riusciva a predire che sarebbe stato scoperto successivamente, ed è proprio così, eh? Che è successo tra l'altro. Va bene, qua vi fa vedere dei due elementi con caratteristiche, proprietà, peso atomico, densità, punto fusione, aspetto, ossido, aspetto relativo, cloruro, punto di ebollizione, densità, è un esempio di caratteristiche, no? Simili tutto sommato, no? Ecco la tavola periodica e poi chiudiamo per questa lezione. Sulla teoria faremo parecchi esercizi sulla teoria, non mi piace neanche esageratamente soffermarmi, poi le slide potete comunque, probabilmente le lascerò da poter scaricare. Allora, vedete la tavola periodica come è fatta? È una classificazione di elementi secondo il numero atomico crescente, legge periodica. La proprietà degli elementi sono funzioni periodiche dei loro numeri atomici. Vedete quindi che li trovate qua, che okay, vedete H idrogeno 1, elio 2, litio 3, berillio 4, vedete che li trovate tutti qua e vedete che vengono classificati un po' per colonne, no? Poi c'è tutto il gruppo centrale, quindi avete gli alcali metallici, vedete, poi gli alcali, sì, i metalli di transizione sono quelli centrali, vedete, gli alogeni, altri, i non metalli, gli altri metalli, lantanidi, vedete? E ognuno di questi gruppi ha delle caratteristiche, ovviamente, i gas nobili, vedete? Sono molto molto stabili, sono quelli sulla destra, la colonna di destra, e hanno tutte le caratteristiche particolari. Poi adesso magari vedremo le caratteristiche dei vari gruppi e come cambiano nella tavola periodica. Ok, però questo qua è un argomento che vedremo probabilmente nella prossima lezione. Ok, ci vediamo alla prossima lezione.